Enlist ed è un nuovo gioco di battaglia online sulla Seconda Guerra Mondiale. Comanda un plotone di soldati e partecipa alle battaglie leggendarie della Seconda Guerra Mondiale. In questo momento sono disponibili Invasione della Normandia, la battaglia per Mosca e la battaglia di Berlino, includendo anche l'incursione al bunker di Hitler. In Enlisted sei al comando di vari soldati unici che possono essere scambiati liberamente durante il corso della battaglia. Quindi anche se vieni ucciso puoi sempre restare nel vivo della battaglia. Scegli le diverse specializzazioni del plotone e completa gli obiettivi tattici. Puoi dispiegare del filo spinato e le mine, costruire un nido di mitragliatrice, sfondare le difese nemiche su di un carro armato, lanciare razzi sulle postazioni nemiche a bordo di un aereo o epurare un edificio con un lanciafiamme. Aumenta di livello per sbloccare le nuove armi e nuovi plotoni. Migliora i tuoi soldati e personalizzali. In Enlisted ci sono dozzine di armi e veicoli unici e molti altri che devono ancora uscire. Enlisted offre un realismo incomparabile, profondità e dettaglio per creare un'esperienza tutta nuova in uno dei generi più amati. Unisciti per giocare da solo in gruppo con i tuoi amici e combatti la Seconda Guerra Mondiale come non hai mai fatto prima. Scarica Enlisted gratuitamente da enlisted.net, PS5 e Xbox Series X. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, dovrebbe essere partito bene il microfono, dico dovrebbe perché è sempre un problema riuscire a capire se il microfono funziona bene oppure no. Dovrebbe essere partito più che bene, dovrebbe esserci anche un po' di ritorno, però va bene, non fa niente. Sentite una musichetta in sottofondo. Io non so se riuscite a sentire la musichetta in sottofondo, ma questo dovrebbe dirvi tutto. Allora, diciamo che oggi stavo un po' controllando su YouTube, un po' stavo a fare dei giri per vedere un po' di contenuti un po' carini, e ho notato una cosa molto tediosa, di cui credo di aver parlato anche ieri sera. Ragazzi, cambio la schermata in modo da farvi vedere un po' quello che voglio intendere. Quello che voglio intendere è abbastanza semplice.
Come vedete, questa è una schermata dei Signori delle Tenebre di Lupo Solitario, uno dei 25 o 27 libri usciti a suo tempo di Lupo Solitario. Dovrei anche averli sparsi per casa. Il primo ce l'ho qui, gli altri non chiedetemi dove sono andati a finire. Comunque, Lupo Solitario è un'avventura. Libri game che, come vedete, la prima ristampa è dell'86, l'ultima ristampa, la sesta ristampa, che penso che sia stata quella da cui è tratto il PDF, è del 1990. Quindi fatevi un conto: 1990, siamo nel 2023, quindi parliamo di 2022, parliamo fondamentalmente della bellezza di 90, 2000, 2010, 2020, 30 anni fa. Arrotondiamo a 30 anni, e poi sono 32. 32 dalla sesta di stampa, che penso che poi è quella che acquista io. Penso che all'incirca sì, l'ho acquistato, ho iniziato ad acquistarlo nel 1990. Quindi la bellezza di 90, 2000, 2010, 2020, 2022, 32 anni fa. 32 anni fa non so pochi, ragazzi, non so pochi, tutt'altro. Io avevo, penso, 16 anni. 32 anni fa, forse no, avevo 13 anni. Avevo 13 anni e prendevo l'autobus per arrivare alla zona accanto a me, perché c'era una libreria che li vendeva. Quindi facevo strada per strada per andarli a comprarli. Papà mi lasciava i soldi e io andavo a comprare I Signori delle Tenebre, perché adoravo questa serie di avventure. Pochi di voi ricordano i Libri Game, ma per rinfrescarvi la memoria, se non rompo niente, per rinfrescarvi la memoria, voglio far vedere, non è, io ho scureggiato nella sedia, voglio far vedere, questo è il libro dei Signori delle Tenebre, il primo, che poi questo era, vediamo che ristampa era, ma credo che siamo sempre intorno, no, questa è la quarta ristampa, 1989, quindi l'ho comprato, ragazzi, l'ho acquistato nell'89, 77, 77, 87, 88, a 12 anni. Questo qui io l'ho acquistato a 12 anni, ragazzi. E per rinfrescarvi la memoria ho anche fatto una live su The Zombies, che è sempre un libro game di Leonardo Luci, un libro game tutto italiano, che francamente vi consiglio di recuperare. Abbiamo anche quello, questo è soltanto il prologo, e dovremmo iniziare questo qui, che è il gamebook, quello proprio il gamebook completo. Se non l'avete fatto, guardatevi la live su YouTube, sul canale YouTube, è in descrizione, però andando su YouTube trovate www.youtube.com, su cercate il canale La Tana dei Nerd e trovate fondamentalmente la live. Cercate, mettete libro game e trovate anche trovate la live relativa a zombie. Ora, qualcuno di voi potrà dire: vabbè, ma l'ha fatto qualche giorno fa Coridan, ma l'ha fatto pure Kenobisbot". Ragazzi, in realtà questo è un contenuto che, se voi andate sempre su YouTube a cercare, io 2 anni fa ho provato a proporre questo format e non mi si è cagato nessuno. Non mi si è cagato nessuno, perché infatti ho fatto soltanto un'avventura dei Signori delle Tenebre, praticamente poi l'ho interrotto e non ho proseguito, perché ho visto che non c'era partecipazione, non c'era interesse. Nonché recentemente ho visto che qualcuno ha rispolverato, ha voluto rispolverare tutto il. Ha voluto rispolverare la. Ha voluto rispolverare la saga, no? Ha voluto ripercorrere, scusate, leggo un attimino. Ok.
dicevo, ha voluto tentare l'approccio con i librogame. Non è un contenuto innovativo, in quanto già, ripeto, 2 anni fa l'ho provato a portare io con una schermata simile a questa, se non un po' più complicata per quanto riguarda il lancio dei dadi, perché il lancio dei dadi adesso è incluso dovrebbe essere incluso nell'applicazione che vedete in basso. Voi vedete, c'è il libro, che in alto del là c'è un libro, qui accanto a me c'è il combat system, in alto c'è il registro di guerra. All'epoca portai un po' più una schermata caotica, ma quest'oggi ho voluto riproporre questa saga. La prima cosa che facciamo è andiamo a crearci il nostro lupo delle tenebre, cioè il lupo solitario delle tenebre, magari sono i signori delle tenebre. Andiamo a crearci il nostro lupo solitario e una volta creato il nostro personaggio, penso che mi fermo e ci rivediamo nei prossimi giorni. Ragazzi, è un contenuto che provo a portare, uno dei tanti contenuti, fra virgolette, di qualità che intendo portare. Non so se avrà mordente sul pubblico, però è qualcosa che volevo fare. Volevo provarlo io, volevo vederlo, volevo giocarlo un po' io, quindi poco male. Perdiamo quest'oretta insieme. Allora, nel frattempo, se mi vedete spostare spesso la testa o mi vedete armeggiare o entrare un attimo in difficoltà, è perché cerco di farvela breve. Io il PDF lo sto leggendo da questo computer, ma le altre applicazioni e il registro di guerra ce l'ho sull'altro computer da streaming, quindi a volte dovrò passare da un computer all'altro per compilare le varie cose. Allora, iniziamo, signori delle tenebre, Die Verschalk, tradotto da Judy Moss e Giulio Longhi. Allora, qui abbiamo la mappa di Magnamund. Ci serve poco per ora, anche se la mappa, se la mettevo da qualche parte, era meglio, perché ogni tanto ci capirà di doverla andare a vedere, però poco male. E qui abbiamo il registro di guerra, che però lo abbiamo già, che possiamo compilarlo in alto a destra della schermata, quindi questo non ci interessa. Questo diploma attesta che il nome del nostro personaggio è addestrato alle arti Damas. Da molti secoli i nobili cavalieri del regno di Summerlund usano mandare i loro figli presso il monastero di Damas, affinché imparino le tecniche e le arti che fanno di un giovane un vero cavaliere. I monaci di Lamas sono maestri in molte discipline e i giovani loro affidati li amano e li rispettano, malgrado le durezze dell'insegnamento. Essi sanno infatti che solo così potranno diventare cavalieri Lamas, preparati nel corpo e nella mente per difendere la loro terra dalla costante minaccia che viene da ovest, dai signori delle tenebre. Questo è un bel inizio. Bello che la musichetta, non so se la sentite, ma è molto adatta all'ambiente. Cioè, l'ho scelta apposta, ho messo musica no copyright, proprio fantasy per creare l'atmosfera. Ripeto, ragazzi, mi dispiace se è un po' confusionaria la schermata, ma quello che interessa che interessa in queste avventure fondamentalmente è sentirsi parte dell'avventura, non visivamente ma uditivamente. Comunque bisogna immaginare l'avventura. Anticamente, nell'età della Luna Nera, i signori delle tenebre portarono guerra a Summerland. Il conflitto, lungo e sanguinoso, finì con la vittoria degli eserciti di Summerland, guidati dal re Ulnar, che assieme agli alleati del regno di Durenor sbaragliarono il nemico al passo di Mojuta. Vajna, vi ricorda niente Vajna? Il condottiero dei signori delle tenebre venne ucciso dalla spada di re Ulnar, la spada del sole. Da allora i signori delle tenebre hanno giurato vendetta contro le terre di Summerlund e Durenor. Mei coglioni. Oggi è il giorno della festa di Fendar,
quando tutti i lamas sono presenti al monastero per festeggiare i loro figli che finiscono il periodo di addestramento. Improvvisamente un'enorme nuvola appare nel cielo ad occidente. Sono animali dalle ali nere e così tanti che il sole è completamente oscurato. I signori delle tenebre, gli eterni nemici, i Sommerlund, stanno attaccando. La guerra comincia. In questo giorno fatale, tu, lupo silenzioso, questo è il nome che ti hanno dato i monaci, sei stato mandato a raccogliere legna nella foresta, come punizione perché sei sempre distratto. Mentre stai tornando, vedi con orrore il monastero completamente avvolto da un nugolo di mostri alati dalla nera pelle squamosa. Lasciando cadere la legna, corri verso la battaglia che infuria, ma nel buio naturale inciampi e batti la testa sul tronco di una quercia secolare. Mentre stai perdendo conoscenza, l'ultima cosa che vedi sono le mura del monastero che crollano al suolo. Passano molte ore prima del tuo risveglio. Con gli occhi pieni di lacrime, guardi quello scenario di morte. Alzi lo sguardo al cielo ormai chiaro e giuri di vendicare il massacro dei cavalieri di Damas. Come in un lampo ti rendi conto di ciò che devi fare. Devi cercare di raggiungere la capitale per avvertire il re della terribile minaccia che incombe sulle genti di Sommerlund. Ora tu sei l'ultimo Damas superstite. Il tuo nome ora è Lupo Solitario. Beh, questa era l'inizio di quella che è l'avventura di Lupo Solitario. Ragazzi, sono passati alla bellezza di 30 anni, o meglio, nel 77 l'ho comprato, quindi nel 77, oddio, nel 77 avevo 10 anni. Nel 77 avevo 10 anni, quindi mi risveglia tanti ricordi. Per esempio, quando andavamo a trovare mio nonno l'inverno, cioè l'inverno, l'estate, prendeva una casa in affitto al mare tutto il mese di agosto, e quando andavamo da mio nonno io andavo sempre, mi portavo sempre dietro i libri game, perché io amavo in spiaggia leggerli, così come quando io stavo magari 15 giorni da mio nonno al mare mi portavo sempre i libri game perché adoravo leggere. E forse questo è il motivo per cui a me piace scrivere e scrivo recensioni anche sul mio sito ufficiale, sul sito ufficiale della Tana dei Nerd, che è un piccolo sito di notizie e di recensioni, e perché mi piace anche esprimere ciò che penso. Le regole del gioco. Durante la tua avventura devi tenere sempre aggiornato il registro di guerra. Adesso non sto raccontando, quindi parlerò un po' più spedito, che trovi all'inizio del libro. Siccome con questo libro puoi giocare più di una volta, ti conviene fare qualche copia del registro. Durante il tuo apprendistato come Lamas hai sviluppato delle doti tattiche, combattività e fisiche e resistenza. Prima di iniziare la tua avventura devi controllare il livello della tua preparazione. Per far questo vai alla fine del libro, alla tabella del destino, punta la matita a caso in una pagina. Il numero che esce dalla tabella del destino indica la tua combattività. Ora noi questo lo faremo con l'applicazione a dado che abbiamo visto sotto. A questo numero aggiungi 10, quindi noi apriamo. Allora, apriamo l'applicazione, mettiamo Hero 1, Enemy 1, giusto per far partire i dadi, e genera un random number, 4. È uscito 4, vedete, roll è 4, è come se abbiamo tirato un dado e è uscito un 4. Quindi dobbiamo aggiungere 10, quindi a combattività è 14. Noi andiamo adesso a modificare combattività e scriviamo 14. Poi successivamente, quando combatti, la tua combattività dovrà misurarsi con quella del tuo avversario.
un punteggio alto in questa casella è perciò molto vantaggioso. Punta di nuovo la matita sulla tabella del destino e questo numero indicherà il tuo livello di resistenza. E anche in questo caso, bisogna aggiungere 20, quindi torniamo nella nostra applicazione, facciamo un lancio di dado. No, vabbè, 0 non ci voglio credere. Facciamo così. 4, 24, 0 è proprio da pippa. Che poi pare che con 0 neanche c'è stato un libro. Vabbè, 24, quindi torniamo qua e mettiamo 24. Perfetto, abbiamo un 24. Se vieni ferito in combattimento, perdi punti di resistenza. Quando il tuo punteggio di resistenza arriva a 0, sei morto. E l'avventura è finita, ovviamente. I punti di resistenza persi possono essere recuperati durante il gioco, ma il punteggio non può mai superare quello di partenza. Quindi noi abbiamo 24 e con 24 toccano avanti. Le arti Lamas. Nel corso dei secoli i monaci, anzi qui bisogna, nel corso dei secoli i monaci hanno perfezionato le loro tecniche di combattimento. I loro insegnamenti, impartiti a tutti i giovani cavalieri, vanno sotto il nome di arti Lamas. Tu hai imparato solo 5 delle arti elencate qui sotto. Ora devi decidere quale sono. Siccome dovrai impiegarle tutte nel corso del tuo pericoloso viaggio, scegliele con molta cura. L'uso corretto di queste tecniche al momento giusto può salvarti la vita. Quando hai scelto le tue 5 arti, scrivile nella tabella arti Lamas del tuo registro di guerra. Allora, io mi ricordo che prendevo sempre, vediamo, affinità animale ci sta, psicoschermo, allora affinità animale sicuro, quindi prendevo mimetismo, caccia. Allora, torniamo alla nostra schermata e mettiamo mimetismo, poi caccia, sesto senso sicuro, orientamento non ci interessa, guarigione potrebbe essere ottima, quindi possiamo fare, no, scherma, allora affinità animale sicuro, quindi mettiamo anche affinità animale, magari se ce lo scrive è meglio. Beh, che qual è il problema? Affinità animale, ecco, ho fatto qualche cazzata, no, ok, ovviamente non si vede la chat, me ne rendo conto adesso, ma poco male. Allora, affinità animale, e allora prendo scherma, però mi deve di culo che poi uso, vedete, capita un'arma, allora in realtà è ottima, però mi deve capitare poi l'arma che ho, quindi facciamo così, riflettiamoci un po', perché io sono indeciso su guarigione. Guarigione sarebbe ottimo. Allora, quest'arte serve a recuperare i punti di resistenza persi in combattimento. Ti permette di aggiungere un punto di resistenza ogni volta che superi una tappa del tuo viaggio senza essere impegnato in combattimento. Puoi usare questa capacità solo se hai già perso dei punti di resistenza, ma ricordati che non puoi mai superare il livello di partenza. Se scegli questa tecnica, scrivi guarigione, un punto di resistenza in più per ogni tappa senza combattimento. Allora, non sarebbe male guarire, però a questo punto facciamo così. Allora, orientamento no, sesto senso va bene, caccia va bene, mimetismo va bene,
No, serve o la guarigione o la scherma. E cambia il modo di giocare, perché ragazzi, se ho più combattività, io adesso ne ho 14, andrei a 16 e non è male. Anche se poi magari mi capita di trovare un'arma più figa che magari, cioè, immaginate va a fare tutta l'avventura con l'asta, cioè col bastone tipo Gandalf. Fa un po' ridere la cosa, eh? Quindi direi le metti guarigione. Sono deciso. Nah, meglio guarigione, no? Quindi mettiamo guarigione. Andiamo schermata. E mettiamo guarigione. Poi nel frattempo porca vacca, mi sbaglio sempre. Non è facile passare da un computer all'altro, eh? Allora, poi il fatto di avere abilità con un'arma non significa necessariamente che tu cominci il viaggio con quella particolare arma, quindi ho fatto bene. Allora, affine animale l'ho messo, sì. Sì, affine animale ce l'ho. Equipaggiamento. Hai addosso la divisa dell'allievo Ramas, tunica e mantello verde. Che cazzo sono, Robin Hood? Hai molto poco con te e devi riuscire a sopravvivere. Tutto quello che hai è un'ascia. Segnala sotto armamento sul tuo registro di guerra, che palle. Era meglio che mettevo una tastiera wireless Bluetooth collegata al computer da streaming. Allora, armamento, ascia e uno zaino con dentro un unico pasto. Un pasto, tanto ci famo un cazzo perché ci abbiamo caccia. Appesa alla cintura hai una borsa di cuoio contenente delle corone d'oro. Per sapere quante ne hai, usa col solito sistema la tabella del destino. Il numero che esce ti dice quante corone possiedi. Quindi, ok. Tiriamo un dado. 8. Quindi abbiamo 8 corone d'oro. Tra le rovine fumanti del monastero scopri una mappa di Summerlond. Segnala nella casella oggetti speciali. Quindi oggetti speciali, mappa Summerlond. Ok, poi oddio, se mettevo un po' più piccole queste scritte era meglio, però vabbè. Trovi inoltre una delle seguenti cose: una spada, che è l'armamento, un elmo, oggetti speciali, aggiunge 2 punti di resistenza, che non sarebbe male, 2 pasti, 3 pasti, cotta di maglia, 4 punti di resistenza, una mazza, una pozione magica, un'asta, una lancia, 2 cose, eh. Io mi metto subito la maglia, la cotta di maglia, sicuro. E la oddio, cotta di maglia, elmo. Io direi di sì. Quindi mettiamo cotta di maglia e elmo che si segnano. Dio, dove si segnano? Nell'equipaggiamento? Nello oggetti? Ah no, aspetta. Allora, per sapere quali di queste cose trovi, usa come al solito la tabella del destino. E poi qui ci dice dove va la roba, ok? Allora, una
Usiamo la tabella del destino, vediamo quello che esce. Oh, aspetta, prima facciamo così. 2. Vabbè, l'elmo, dai. Oggetto speciale l'elmo. E aggiunge 2 di resistenza, quindi resistenza 26. E poi famo un altro lancio per il secondo oggetto. 0. 0 non è niente però. Cioè se mi esce 0 devo ritirare. Ancora 0. Ah no, non era 0,8 sotto. Aspetta, facciamo così. 1. Spada. Vabbè, ma contento. Perfetto, quindi questi sono gli oggetti che ho trovato. Quindi spada in mano, l'elmo sulla testa, poi oggetto speciale. In zaino non va, quindi. Ok, perfetto. Come usare l'equipaggiamento? Le armi ti aiutano in battaglia. Se tra le arti da massa c'è la scherma e se hai l'arma corrispondente, ok. Se entro in battaglia a mano nuda, devo levare 4 punti dalla combattività. E vabbè. Zaino, massimo 8 oggetti, non c'ho un cazzo. Oggetti speciali va bene, colone d'oro va bene, cibo ce l'abbiamo. Perfetto, allora, dovrai mangiare regolarmente durante il viaggio. Se ti trovi senza cibo, quando ti viene ordinato di mangiare un pasto, perdi 3 punti di resistenza. Ma se tra le 5 arti Lamas hai scelto la caccia, non sarà necessario cancellare un pasto dalla tua casella del tuo registro di guerra. La pozione magica non l'abbiamo. Allora, regole di combattimento. Durante la tua avventura ti capiterà l'occasione di combattere con dei nemici. Il punteggio di combattività e di resistenza di ogni singolo nemico saranno specificati nel testo. Lo scopo di Lupo Solitario in combattimento è di uccidere il nemico. Questo si fa portando a zero i suoi punti di resistenza, cercando di perderne il meno possibile. All'inizio del combattimento, i punti di resistenza di Lupo Solitario e del nemico devono essere segnati nelle apposite caselle del diario di combattimento. Il combattimento si svolgerà così: aggiungi al tuo punteggio di combattività i punti che ti toccano grazie alle tue arti Lamas. Sottrae il punteggio di combattività del nemico dalla somma ottenuta, questo è il rapporto di forza che devi segnare nell'apposita casella del diario. Ok, questo abbiamo l'applicazione che ce lo fa per cazzi nostri, quindi a posto. Non abbiamo. Durante la tua avventura può esserti data la possibilità di sottrarti al combattimento. La saggezza Lamas. La tua missione comporta gravi pericoli, perché i signori delle tenebre e i loro accoliti sono nemici crudeli e feroci. Non si aspettano e non concedono pietà. Adopera la mappa all'inizio del libro per scegliere il percorso verso la capitale. Prendi qualche appunto man mano che procedi nel viaggio, ti saranno utili nelle prossime avventure. Troverai anche molte cose che ti saranno di aiuto. Alcuni oggetti speciali ti serviranno nelle prossime avventure di Lupo Solitario. Altri invece potrebbero essere dei falsi indizi per portarti fuori strada. Quindi scegli con cura le cose da tenere. Ci sono molte strade per arrivare al re, ma soltanto una di queste presenta il minimo pericolo. Scegliendo oculatamente le arti Lamas e impiegando tutto il tuo coraggio, dovresti essere in grado di portare a termine la missione, anche se il punteggio iniziale di combattività e resistenza è molto basso. Sul tuo cammino vegliano la saggezza e la forza dei cavalieri Lamas. Buona fortuna. Ragazzi, abbiamo l'inizio della nostra avventura, quindi io metterei l'immagine live e inizierei a muovere i primi passi, quindi 10 minuti penso li possiamo fare. Devi far presto, perché qualcosa ti dice che non è prudente indugiare presso le rovine fumanti del monastero. Il clan, i mostri nereali,
potrebbero tornare da un momento all'altro. Devi raggiungere Holmgard, la capitale di Sommerlund, e portare al re la terribile notizia. Tutti i cavalieri Ramas, salvo te, sono stati massacrati. Senza Ramas alla testa del suo esercito, Sommerlund sarà alla mercé del suo antico nemico, i signori delle tenebre. Trattenendo le lacrime, dai un ultimo saluto ai tuoi compagni uccisi. Dentro di te giuri che la loro morte sarà vendicata. Volti le spalle alle rovine e scendi con circospezione il ripido sentiero. Ai piedi della collina il sentiero si biforca, ma entrambe le piste portano nel folto della foresta. Se scegli il sentiero di destra vai all'85, se scegli quello di sinistra vai al 75, se vuoi utilizzare l'arte del sesto senso vai al 141. Ragazzi, così è il libro Veim e è veramente prende molto spunto da quello che è Dungeons & Dragons, ma si gioca in prima persona e non nessuno conosce potenzialmente quello che ci aspetta. Noi abbiamo l'arte del sesto senso, quindi andiamo al capitolo, al paragrafo 141. Ci muoviamo fino al 141. Ecco qua. Il tuo sesto senso ti avverte che alcuni degli esseri che hanno attaccato il monastero stanno rastrellando i due sentieri alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Ma tu puoi evitare entrambi i sentieri se ti inoltri nel sottobosco. Se vuoi andare a sud vai al 56, se vuoi avanzare dai cespugli verso nord-ovest vai al 333. Mi devo inoltrare nel sottobosco, quindi vado tra i cespugli. 333. Ti sei aperto la strada per quasi mezz'ora nel fitto del sottobosco, quando senti un battito di ali sopra gli alberi. Guardando in su, vedi la sagoma di un clan che si avvicina da nord. È uno dei mostri che hanno attaccato il monastero e porta in groppa due esseri dalla pelle grigia, armati di lancia. Sono Jack della montagna, esseri malvagi e spietati. Molti secoli fa i loro antenati furono impiegati dai signori delle tenebre come schiavi per costruire l'infernale città di El Jedad, che si trova nelle desolate terre vulcaniche oltre i monti Durnkrag. La costruzione della città fu un lungo e tormentato incubo e solo i più forti dei Jack sopravvissero all'aria soffocante di El Jedad. Nascosto sotto gli alberi, rimani immobile mentre il clan sparisce verso sud, passando sopra di te. Quando sei sicuro che sia allontanato, ti rimetti in cammino, vai al 131. Hai percorso circa 500 metri quando senti delle grida e un rumore come un tuono. Avvicinandoti, riconosci il luogo. Sono le rovine di Tamargo, un antico tempio nella foresta. Una pattuglia di Jack, una trentina in tutto, stanno attaccando le rovine da ogni parte. Molti altri sono già morti e giacciono tra le colonne abbattute. Ma i superstiti continuano ad attaccare un invisibile avversario. Improvvisamente, un lampo azzurro investe la prima linea dei Jack, facendoli cadere da ogni parte. Uno di loro, più alto degli altri e vestito da capo a piedi di maglia d'acciaio, impreca contro i suoi compagni e li spinge avanti a frustate. Con l'arma in pugno arrivi al margine della radura, nascosto dal fitto fogliame, e cerchi di capire chi sono i difensori. Con grande meraviglia vedi che le rovine sono difese da un giovane della tua età. Riconosci la tunica azzurra? Ah, è Campanellino. Ah no, ricamata di stelle, che poi Campanellino c'aveva verde. È un giovane apprendista della corporazione dei maghi di Toran.
5 Jack si fanno avanti con le lance alzate e pronte a colpire, mentre il giovane si ritira in fretta più dentro le rovine. Improvvisamente si gira e alza la mano sinistra, ed ecco che dalle sue dita esce un lampo di luce azzurra a colpire Jack. Vicino a dove si è nascosto vede un Jack sgattaiolare verso le rovine e arrampicarsi su una delle colonne. Stringe tra i denti un lungo pugnale di curva e sta per assalire alle spalle il giovane mago. Se vuoi mettere in guardia il mago con un grido, se vuoi scattare in avanti e lanciarti sul Jack, se vuoi raccogliere un pezzo di pietra e cercare di colpire il Jack, o se preferisci lasciare il luogo della battaglia. Io voglio scattare in avanti e attaccare il Jack. 55. Mentre il Jack si lancia, ti getti in avanti e lo colpisci con la tua arma, sbattendolo via dalla schiena del giovane mago. Gli vai addosso e colpisci di nuovo. Grazie alla sorpresa del tuo attacco, puoi aggiungere 4 punti alla tua combattività finché dura il combattimento, ma alla fine devi toglierli di nuovo. Jack, combattività 9, resistenza 9. Quindi noi combattività abbiamo 14 più 4, 18. Quindi abbiamo 18 di combattività. Andiamo sul combat system e mettiamo nel combat skill, noi abbiamo 18 e lui di combattività ha 9 e combat ratio 9. Generiamo un numero 4. Il nemico perde 11 di resistenza e noi perdiamo 2, quindi noi ne perdiamo 2, 24. Ma il nemico è morto. Ok, se vinci vai al 3 25 3 2 5. Vedendoti sbucare dagli alberi, il capo dei Jack grida "Ogot, Ogot!" ai suoi, che fuggono dalle rovine e si ritirano nella foresta. Agitando il pugno verso di te, il capo grida "Raneg, Roga, Okwagda, Oka, Roga, Gai!" e se ne va. Osservando la scena della battaglia, vedi più di 15 Jack morti tra le rovine di Tamarco. Il giovane mago si deterge il sudore, poi ti viene incontro con una mano tesa in segno d'amicizia. Speriamo che non è la stessa mano, mago. 349. È un giovane biondo con gli occhi malinconici, porta sul volto i segni della battaglia e la lunga veste azzurra, in cattive condizioni, mostra che ha vissuto a lungo alla macchia. Ti stringe la mano e si inchina. Ti ringrazio profondamente, cavaliere. I miei poteri sono quasi esauriti. Se tu non mi avessi aiutato, avrei finito i miei giorni infilzato sulla punta di una lancia Jack. È debole e si regge a stento. Lo prendi per un braccio e lo fai sedere su un masso. Il giovane comincia il suo racconto. Il mio nome è Banedon. Sono un iniziato della fratellanza della Stella di Cristallo, la corporazione dei maghi di Toran. Il mio maestro mi ha inviato al tuo monastero con questo messaggio urgente. Così dicendo, prendo una pergamena da sotto la veste e te la porge. Come vedi, ho aperto la lettera e ho letto il contenuto. Quando la guerra è cominciata, mi trovavo per strada con due compagni di viaggio. I clan ci hanno attaccato e durante la fuga ci siamo persi nella foresta. La lettera avvisa Ramas che i signori delle tenebre hanno radunato un enorme esercito al di là dei monti Durunkrag. Il maestro esorta ad annullare i festeggiamenti di Fendar e a prepararsi alla guerra. Temo che siano stati traditi, dice Banedon con un'espressione di dolore. Uno dei miei confratelli, di nome Vonatar, aveva approfondito i misteri proibiti dell'arte nera.
10 giorni or sono ha rinnegato la fratellanza e ha assassinato uno degli anziani. Questa è buona da che passava col motorino. Poi è scomparso. Dicono che ora sta con i signori delle tenebre. Racconti a Banedon cosa è successo al monastero e della tua missione. Senza dir nulla, si toglie dal collo una catena d'oro e te la porge. Appesa alla catena c'è una piccola stella di cristallo. È il simbolo della mia fratellanza. In quest'ora buia siamo davvero fratelli. È un talismano benefico che ti proteggerà nel tuo cammino. Lo ringrazi e ti metti la catena intorno al collo, nascondendola sotto la tunica. Ricordati di segnarla sul tuo registro di guerra. Banedon ti saluta. Dobbiamo lasciare questo luogo perché i Jack potrebbero tornare con dei rinforzi. Devo tornare alla mia corporazione. Addio fratello, che il cielo ti protegga. Aggiungiamo talismano benefico. Talismano, aggiungiamo gli oggetti speciali o nello zaino? Oddio, non mi ricordo. Credo gli oggetti speciali. Talismano Banedon. Ok, abbiamo due oggetti. Massimo, ti possiamo portare? Non mi ricordo. Devo editare però sta cosa perché ho paura che non entrano. Però ok, allora andiamo avanti. Vai al 293. Con un cenno di saluto Banedon si allontana e tu riprendi la tua strada nella foresta. Dopo poco tempo ti accorgi che sulla tua sinistra ci sono molte paia di occhi giallastri che ti spiano. Una freccia nera ti sfiora il capo. È un'imboscata dei Jack e devi scappare più presto che puoi. 281. Mentre corri tra gli alberi senti l'orribile risata dei Jack proprio dietro di te. La foresta si dilata e dinanzi a te si alza il fianco di una collina rocciosa. Se esci allo scoperto per salire la collina vai al 311. Se cambi direzione e continui a correre nella foresta vai al 77. Io direi che corro ancora nella foresta perché ho paura che da sopra mi vedono. Nel frattempo possiamo recuperare i due punti perché non abbiamo combattuto e andiamo al 77. Quindi recuperiamo i due punti di resistenza. Che avevamo perso. Perché non abbiamo combattuto per due capitoli, due paragrafi, quindi con la guarigione. Io meglio che me lo segno. +1 se non combatto, +1 adesso se non combatto, perfetto, così mi ricordo. Allora, i Jack delle montagne non sono abituati a rincorrere le loro prede nelle foreste e presto li lasci indietro. Finché i loro grugniti e le loro imprecazioni non si spengono completamente. Quando sei sicuro che hanno rinunciato all'inseguimento, ti fermi un momento per riprendere fiato e controllare il tuo equipaggiamento. Con ancora davanti agli occhi l'immagine del monastero in rovina, raccogli le tue povere cose e ti incammini. Vai al 19. Ai piedi degli alberi distingui le macchie rossastre di un cespuglio dalle spine acuminate. Questa pianta è chiamata comunemente dente del sonno, perché le sue spine sono molto affilate e se graffiano la pelle provocano debolezza e sonnolenza. Puoi evitare il dente del sonno se ritorni sul sentiero
o puoi avanzare tra i lupi, inoltrandoti nella foresta. Io eviterei di farmi beccare al sonno, che poi arriva un giacca e mese 2,72. E mi si scopicchia. Continuando a guardare sopra di te, cammini velocemente sul sentiero. Sei sulla strada per Fogwood, un piccolo insediamento di baracche dove da 50 anni vivono dei carbonai. Le raggiungi dopo una ventina di minuti, ma ti fermi al margine della radura. Stranamente, non un filo di fumo esce dalle baracche e regna un'insolita calma. Se possiedi l'arte dell'orientamento, vai al 134, altrimenti impugna la tua arma e avvicinati cautamente. Noi l'orientamento non l'abbiamo, no, che poi qui in realtà servirebbe il sesto senso, però vabbè. 305. Attraverso la porta spalancata della prima baracca vedi il cadavere di un carbonaio a faccia in giù. È stato ucciso con un colpo di lancia nella schiena. Tutte le sue cose sono state fracassate e distrutte. Questa è opera dei maledetti Jack, che provano piacere nel distruggere ogni cosa. Una rapida occhiata nelle altre baracche rivela la stessa triste vicenda di distruzione e di morte. Nell'ultima baracca trovi una lancia Jack a conferma dei tuoi sospetti. Puoi tenerla se vuoi. Sempre più deciso a portare a termine la tua missione, continui lungo il sentiero. A me da lancia Jack non me ne può fregare di meno, perché le armi già ce ne ho due, e lascio verde. 105. In lontananza, appollaiato sul ramo di una vecchia quercia, c'è un corvo nero. Se hai l'arte dell'affinità animale, puoi chiamare questo uccello andando al 298, altrimenti vai al 335. Io penso che proverò a parlare col corvo, 298. Il volatile gira lentamente il capo e ti lancia una maledizione. Mortacci tua! Un attimo dopo si alza in volo e scompare oltre gli alberi. Sconvolto da ciò che hai udito, cioè t'ha bestemmiato contro, ti rendi conto che si trattava di una vedetta dei signori delle tenebre e che ora segnalerà la tua posizione. Che coglione che so. Se vuoi continuare lungo il sentiero, vai al 121. Se preferisci lasciare il sentiero e continuare nella foresta, vai al 108. Io direi che è meglio cambiare e andare al 108. Perché se continuo con il sentiero, quelli se l'aspettano. Per più di mezz'ora continui a camminare nella foresta tra le felci e la ricca vegetazione. Ti imbatti in un ruscello, dove ti fermi un paio di minuti per lavarti il viso e bere un po' d'acqua fresca e fatti pure in bidet. Rinfrescato, attraversi un ruscello e avanzi. Dopo un po' senti odore di legna bruciata e ti sembra che arrivi da nord. Se vuoi scoprire da dove viene l'odore, vai al 128. Se vuoi tenerti alla larga, vai al 347. Io eviterei. Sono curioso però. Allora, riflettiamo. Allora, i giacchi sono combattenti, ma accendono il fuoco? Non lo so. Non meglio evitare. 3, 4, 7. Ci abbiamo una missione. Vorrei combattere con tutti, ma vorrei evitare. Gli alberi si fanno meno fitti e poco lontano vedi una vecchia capanna sotto una quercia. Sembra abbandonata e dentro non c'è molto. Aprendo un piccolo baule vicino alla porta trovi delle torce. C'è anche una daga e un acciarino. Puoi prendere questi due oggetti più una torcia, ma ricorda di disegnarli sul tuo registro di guerra.
vai al 103. Ora io non mi ricordo però, devo andare al 103, non mi ricordo però dove andavano gli oggetti. Allora, prendo il libro e voglio leggere dove erano gli oggetti. Allora, la torcia e un acciarino. Allora, cotta di maglia indossata. Non mi dice dove lo devo mettere però. Però l'oggetto speciale in genere è l'oggetto speciale è roba che allora torcia dare acciarino, però sta roba sicuramente va nello zaino e penso che va nello zaino anche la mappa di Sommerlonda. Mappa sono elmo, poi l'elmo in realtà va indossato, quindi posso anche non segnarlo. Vabbè, segniamolo perché non si sa mai. Talismano, non so se è un oggetto speciale, ma credo di no. Ok, quindi allora la daga non mi interessa. Torcia e acciarino. Però penso che il talismano vada negli oggetti speciali. Poi le mappe no, perché la mappa è un oggetto, ma il talismano potrebbe essere un talismano curativo, quindi lo mettiamo là. Perfetto, allora. Dovevo andare al 103. Tanto sto a morire di caldo. Allora, andiamo al 103, perfetto. Allora, andiamo al 103, vediamo che cosa ci aspetta. Il sentiero è invaso dalla vegetazione e sbocca su un altro sentiero che porta a est. Se vuoi seguire questo nuovo sentiero, vai al 103, al 13. Se preferisci continuare verso nord-est, vai al 287. Ora, il problema è la mappa. Che un po' se ne abbucio di culo. Allora, io sono partito da Mastero Lamas e devo arrivare a due, no? Se vado a nord-est, vado in alto a destra e vado a Scaven. Se seguo nord-sud-est, vado io potrei arrivare a Olmagard, quindi andiamo a est, va? Un po' a Taiso. Quindi andiamo a est, 13. Dopo un po' il sentiero sbocca in un'ampia radura. Al centro si innalza un albero molto più alto e grosso di tutti quelli che hai visto nella foresta. Ad una decina di metri d'altezza, tra i rami poderosi, riesci a intravedere una capanna aerea. Non c'è una scala, ma la corteccia nodosa del tronco offre molti appigli. Se vuoi arrampicarti per raggiungere la capanna, che fai voi ieri? 307.
Moglie di pure? Arrivi velocemente in cima. Ti ricordi di tanti alberi che hai scalato da bambino a Toran, quando volevi raccogliere qualche frutto o ammirare lo splendido paesaggio di Sommerlund? Alzando la botola, vedi un vecchio eremita accovacciato in un angolo. Un'espressione di sollievo gli si dipinge sul volto quando riconosce il tuo verde mantello Damas. Ti dice che questa zona è piena di Jack e che lui ha contato più di 40 Kran in volo nelle ultime 3 ore. Andavano verso est, ma sei culo. Va ad un armadio e torna con un piatto di frutta fresca. Lo ringrazi e metti la frutta nello zaino. Ti basterà per un pasto. Poi tira fuori un magnifico martello da combattimento dicendo: servirà più a te, mio signore, prendilo pure. Puoi prendere questa arma solo se gliene dai un'altra in cambio, perché non puoi lasciare un eremita indifeso. Quindi segno un pasto, quindi abbiamo 2 pasti, e posso dargli un allora mettiamo il martello da combattimento, gli diamo l'ascia. Martello da combattimento. E gli lasciamo l'ascia. Quindi abbiamo martello da combattimento e spada adesso. Perfetto. Ringrazi il vecchio e scendi dall'albero per continuare la tua strada. Vai al 213. Ma che figo, però, quanto mi piace. Che poi non lo ricordo perché sono passati tipo 30 anni. 213 era? Mo' fatta ricordare. Sì. Sono 2 ore che marci nella foresta. La paura di esserti perso diventa sempre più forte. Tranne qualche grido isolato di un crane in distanza, non hai visto o udito nulla che lasci supporre la presenza del nemico. Scendendo da una collina rocciosa, vedi qualcosa di strano tra gli alberi, 331. Ma questi cazzi su si fa però, eh? Appena visibile tra i cespugli e le radici contorte, c'è una galleria che penetra nella collina. È larga circa 3 metri ed alta 2. Avvicinandoti, senti una leggera corrente d'aria. Se la galleria sbocca sull'altro lato della collina, puoi risparmiarti parecchie ore di salita, però potrebbe esserci qualche pericolo nascosto. Se vuoi entrare nella galleria, vai al 170. Se preferisci arrampicarti, vai al 280. Oh, mo è un problema, questo me lo ricordo. Perché se mi arrampico mi vede a Kran, se passo sotto c'è sta un ragno, quindi andiamo a fronte al ragno, va, 170. Qui quello che facevo mi inculavano. La galleria è buia e l'aria molto più fredda che all'esterno. Avanzi lentamente con una mano sulla parete per non perdere l'equilibrio. Quando senti un odore fetido, come di carne putrefatta. Se nello zaino hai una torcia e un acciarino, puoi fare un po' di luce per guardarti intorno. Improvvisamente, qualcosa di pesante cade dalla volta del tunnel sulle tue spalle, facendoti cadere in ginocchio. È un ragno talpa e devi combatterlo perché tenta di strangolarti con i suoi lunghi tentacoli viscidi. Combattività 17, resistenza 7. Se non hai una torcia, devi togliere 3 punti della tua combattività. Col cazzo c'ho la torcia. Il ragno è insensibile allo psicolaser e all'affinità animale. Perfetto, quindi 17 il ragno e 14 io, meno 3, porca puttana. Questa cosa me la ricordavo, che il ragno c'è meno. Allora, cominciamo. Io ho 14 e lui ha 17, se non ricordo male. Ok, combattività io 14, lui 17. E non c'ho proprio niente poi. Vabbè. Allora, lanciamo. 4.
Io perdo 4, lui perde 4, quindi io vado a 22 di 26, meglio me lo segno, e lui perde 4, quindi io vado a 22, il rapporto di forza era meno, il rapporto di forza è meno 3. Io vado a 22 e lui va a lui c'ha 7, è morto, vediamo, io gli ho levato, 4, quindi non è morto, manca 3, è rimasto con 3 di vita. Ok, altro attacco, no, beh, un altro 4 è impossibile, dai. 3. Ah no, ok, ho contato male prima, fermi, ho contato male, ecco perché, mi sono sbagliato. Allora ricominciamo col primo attacco, perché io enemy, quello sopra è nemico e quello sotto so io, quindi io perdo 3, lui perde 3, io 5, quindi vado a 21. E lui perde 3, quindi 7, 6, 5, 4. E adesso c'è il secondo attacco. 7. Lui perde 7, io 2. Quindi io perdo 2, vado a 19, meno 3. E lui è morto. E lui è morto, perfetto, perché lui perdeva, lui perdeva 7 e c'era 4, perfetto. Allora, se vinci vai al 3-1-9, 3-1-9, lui intanto mi sparisce il cane, mi fa 3-1-9. La viscida bestia emette un lungo e orribile grido di morte e stramazza al suolo. Ah, non te vai a cuccia? In preda al panico, ti alzi in piedi e strappi dalle mascelle del mostro quella che ti sembra la tua cintura. Vedi una luce in lontananza e corri in quella direzione. Appena arrivi all'esterno, crolli a terra e cerchi di riprendere fiato. Tirandoti a sedere, ti accorgi che hai ancora addosso la tua cintura. Evidentemente non l'avevi persa. Ciò che hai strappato dalle fauci del ragno Talpa era una bandoliera su cui sono attaccati un borsellino e un pugnale nel suo fodero. Nel borsellino ci sono 20 corone d'oro. Se vuoi puoi prendere questi oggetti. Quindi, oggetti, lo metto negli oggetti ovviamente. Quindi, un pugnale foderato, fodero, e 20 monete, ma coglioni, quindi ne abbiamo 28, erano 20? Ok, quindi erano 28, ce l'ho, ovviamente adesso 19, 20, perché adesso resistenza non abbiamo combattuto, andiamo a 20, quindi 20 di 26 e andiamo avanti. 157, il bosco si fa meno fitto finché arrivi ad una strada piena di gente diretta a sud. Molti spingono dei carretti con sopra tutti i loro averi. Se vuoi unirti ai profughi e saperne di più su quello che è successo, vai a nord. Se preferisci continuare verso sud, ma ti parlo dagli alberi, vai al 167. Allora,
Io c'ho paura che se sto con loro mi vedono prima, perché sto in gruppo. Se vado da solo e arrivato dagli alberi è meglio. Cioè vorrei aiutarli, ma adesso non c'ha senso. 167. Dopo 1 chilometro, vedi due gambe, intanto tocca aumentare gli altri 2 punti, quindi 22. No, 21 e 22, perché è un punto ogni... Dopo 1 chilometro vedi due gambe che spuntano da dietro un masso. Se vuoi dare un'occhiata da vicino, vai all'88. Se vuoi evitare l'incontro o se possiedi l'arte del sesto senso, vai al 178. Noi il sesto senso lo abbiamo e andiamo al 178. Riconosci gli stivali dei soldati del re. Intuisci che l'uomo è ferito e ha bisogno di aiuto. Se vuoi aiutarlo, vai all'88. Certo. E abbiamo recuperato un altro punto, quindi 22, questo pure 23 perché non si combatte. Cautamente ti sporgi da dietro la roccia e vedi un soldato steso per terra. Accanto a lui c'è una lancia e uno scudo. Sullo scudo è dipinto un bianco cavallo alato, l'emblema del principe di Sommerlund, il soldato è quasi privo di conoscenza, con la divisa lacera, e vedi che ha una profonda ferita sul braccio sinistro. Quando ti avvicini, apri gli occhi. Aiutami, signore, implora. Non sento più il braccio. Se possiedi, puoi usare l'arte della guarigione su quest'uomo. Vai al 216. Ce l'ho, 216. Ce l'ho? Sì, ce l'ho la guarigione. 216. Appoggiando una mano sulla fronte e l'altra sul suo braccio, senti il calore dei tuoi poteri di guarigione trasmettersi e dare forza all'uomo ferito. Ti dice che il suo nome è Trimis, è un soldato dell'esercito del principe Pelatar. Il principe e le sue truppe sono impegnati in una battaglia a sud, dove le creature dei signori delle tenebre stanno portando un massiccio attacco al ponte di Alema. Lui è stato afferrato da un clan ed è caduto poi nella foresta. Cerchi di sistemarlo alla meglio e continui il tuo viaggio. Vai al 264. Porca troia, che figo. Dopo un po' ti senti verso ovest l'eco di una battaglia. Quindi 2 punti devo rimettere, quindi è 24, perché sono 2 punti che non abbiamo combattuto. Se vuoi andare a vedere, vai al 97, se preferisci continuare, vai al 6. E niente, vado al 97, non mi faccio i cazzi miei. Lo so che mi pentirò. Porca troia. Davanti a te vedi una violenta battaglia che infuria al di là di un ponte di pietra. Il rumore delle armi e le grida di uomini e animali risuona per tutta la foresta. Al centro del combattimento vedi il principe Pelatar, figlio del re. Sta combattendo con un gigantesco Gurgas che brandisce una scure enorme. Ad un tratto il principe cade ferito con una freccia nel fianco. Se vuoi difendere il principe, ovviamente va al 2,55, ma qualcosa farà il culo a me, lo so. 2,55. E neanche questo abbiamo combattuto. Quindi un altro punto. 25 di 26, buono. Buono. Sei di fronte a un Gurgaz, una specie di rettile che vive nelle infide paludi di Machenmar. Il suo cibo prediletto, manco a dirlo, è la carne umana. La spada del principe giace ai tuoi piedi. Se vuoi puoi prenderla e usarla. Il Gurgaz sta per colpirti e devi combatterlo fino alla morte fregna. Combattività 20, resistenza 30, ci sfonda. Porca, c'emo niente, ci sfonda sto coso. La combattività 20, resistenza 30.
porca troia. Prepariamoci a morire, quindi. Allora, come attività dell'eroe 14, lui 20, è proprio ignorante sto coso. Meno 6, cioè rapporto di forza meno 6, raga. E io ho resistenza 25 e lui c'ha 30. È impossibile batterlo. Cioè ci posso provare, ma... Ok, abbiamo tirato 3. Lui me leva 5, io le gli levo 2. Quindi vado a 20 e lui va a 28. Ci fa neri. Ok, vabbè, uno no, è troppo, è da infami. Invece 2. 8, dai. Lui 7, noi 2. Cerchiamo di far vincere, se no sta cosa aiuta. Lui 7, no, 21 e io 2, vado a 18. Cerchiamo di appareggiare un po' le cose, eh. Porca troia, Balamo. Usiamo i cheat. 4. 5 lui 3, no. Guarda, ok, 6, 5 e 4, dai. Io perdo 4, vado a 14, lui perde 5 e va a 16. Cerchiamo di equilibrare le cose, no? Per far modo che lo battiamo soffrendo. Oh, 8, stavolta è giusto. Lui perde 7, io 2. Lui perde 7, va a 9. E io perdo 2, vado a 12. Lui perde 4, io 5. No, lui perde 5, io 4. Allora 12, 11, 10, 9, 8. Io sto a 8, lui perde 5 e sta a 4. Quasi pareggio. No, vabbè, cioè, raga, mi aveva sfondato, roller 0, 7, lui 6, noi 3, quindi lui è morto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, e noi perdiamo, quanto perdevamo? 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimaniamo con 5, porca puttana, però abbiamo ucciso, coi cheat. Allora, se vinci vai all'82. Il gigante Wurgaz giace morto ai tuoi piedi. I suoi diabolici seguaci ti sibilano contro e poi si allontanano dal ponte. I soldati del principe formano con gli scudi una barriera intorno a te e al loro capo che sta morendo. Una pioggia di frecce nere ti sfiorano la testa. Il principe morente ti guarda negli occhi e dice: Nobile Ramas, porta questo messaggio a mio padre. Il nemico è troppo forte e noi non possiamo fermarlo. Il re deve cercare aiuto a Durenor, o tutto è perduto. Prendi il mio cavallo e corri alla capitale, che il favore degli dei cavalca al tuo fianco. Saluti mestamente il principe e salti sul suo cavallo bianco e ti dirigi a sud lungo il sentiero nella foresta. La battaglia è ancora in furia dietro di te e mentre gli uomini del principe respingono un altro assalto sul ponte. Io però voglio la spada del principe perché mi ha detto che la volevo prendere e facciamo che l'abbiamo presa. Che ce la siamo pure tenuta perché tanto lui è morto e non ci hanno detto niente, quindi abbiamo inculata la spada. 2, 3, 5 e aggiungiamo un punto a 6, perché adesso questi che hai perso. Cavalca. Allora, 2, 3, 5. Il cavallo del principe è veramente un magnifico animale, veloce e da garretti saldi. Galoppi lungo il sentiero tortuoso come se fosse un rettilineo, mentre il rumore della battaglia si affievolisce dietro di te. Hai fame e devi fare un pasto, altrimenti perdi 3 punti di resistenza, che ovviamente non
non serve a noi perché abbiamo la caccia. Dopo diversi chilometri, il sentiero arriva ad un incrocio. C'era sicuramente un cartello, ma è stato distrutto. Se volgi a sinistra 32, a destra 146, se hai l'arte dell'orientamento vai al 254. L'orientamento non l'abbiamo preso, quindi numero paro sinistra, numero disparo destra. Vediamo che succede. Tiriamo il dado, 2 è paro, quindi sinistra, paro è sinistra, 32. Dopo aver cavalcato per un paio di chilometri, vedi in lontananza l'inconfondibile sagoma di 5 grandi Tiger Wolf, che cazzo. In groppa portano dei Jack, stanno avanzando lungo il sentiero che porta ad un ampio prato. Improvvisamente uno dei Jack lascia gli altri, si gira e viene nella tua direzione. Se vuoi, certo che mi nascondo, quel cazzo, 176. Cioè, stiamo con 2 punti de più, devo mettere 176. Due punti sono 8. Allora, ti nascondi dietro un fitto cespuglio in modo che il Tiger Wolf e il suo cavaliere non vedano il tuo cavallo bianco. Il trucco funziona, l'animale passa e si allontana lungo il sentiero da dove sei venuto. Se vuoi attaccare gli altri Tiger Wolf e i loro cavalieri, vai al 253. Ma ci avremo 8 di resistenza. Se vuoi entrare nella foresta, vai al 126. Ok, e abbiamo un altro punto, 9. E siccome neanche qui si combatte, metto direttamente 10. Per fortuna abbiamo messo la guarigione. Allora, penetri sempre più profondamente nella foresta. Dentro di te, ringrazi il principe per quel magnifico cavallo che procede sicuro nonostante il terreno accidentato. Presto i Tiger Wolf restano indietro e puoi fare una sosta. È calata rapidamente la notte ed è quasi buio. Se vuoi andare avanti vai al 46, se vuoi prendere a sinistra nella stessa direzione del sentiero che prima sei stato costretto ad abbandonare, vai al 143. Ma non ho detto che devo aspettare, che devo fare una sosta, vai al 46, tiriamo dritti. Hai percorso poco più di 3 km quando gli alberi si fanno più radi. Vedi una baracca di legno sulla riva di un lago. Un uomo con un mantello si avvicina e si offre di traghettarti insieme al cavallo oltre il lago per 2 corone d'oro. Ovviamente accetto l'offerta, ha chiuso no. Rifiuta, non è il caso. Possediamo l'arte del sesto senso. Vai al 2,96. Nel frattempo non abbiamo combattuto e siamo a 11. Vai al 2,96, andiamo al 2,96. C'è qualcosa che non va. Con tutti i combattimenti che ci sono nei dintorni e con le truppe dei signori delle tenebre così vicine, come mai quest'uomo è rimasto nella foresta? Intorno a lui c'è un'atmosfera maligna e decidi di rifiutare la sua offerta. Questo uomo si incazza e ci attacca. Vai al 90. Altro punto di resistenza, 12. Ma sono sempre pochi, perché se ci attacca ci rompe. 90, questo ci attacca sicuro. Cade la notte e subito ti avvolge una totale oscurità. Non avrebbe senso procedere perché perderesti sicuramente la strada.
leghi il cavallo ad un albero e ti stringi addosso il verde mantello Damas, cadendo in un sogno inquieto. Vai al 18. Quindi questo è un altro punto. Due punti. No, uno, perché qui non so come funziona. 13. Vieni svegliato dal rumore di un esercito in lontananza. Oltre il lago distingui le figure dei Drakkar con i loro mantelli neri e un branco di Tiger Wolf con i loro cavalieri. Un Kran compare sopra gli alberi e atterra sul tetto di una piccola capanna di legno. Lo cavalca un essere vestito di rosso. Il Kran si alza di nuovo in volo e attraversa il lago dirigendosi verso il tuo nascondiglio. Abbiamo l'arte del mimetismo? Sì, e lo usiamo. 114. Fai stendere a terra il cavallo, ti metti vicino a lui e ti nascondi con i rami e foglie secche. Senti le ali del Kran mentre passa sopra gli alberi, ritorna e volteggia sopra di voi, ma dopo un po' si allontana oltre il lago. Decidi di andartene, temendo che possa tornare e non da solo. Due punti in più di resistenza, andiamo a 15, perché sono due punti che abbiamo combattuto. E andiamo al 2.39. Inoltrandoti nella foresta, senti le ali del Kran che si allontana sopra gli alberi e continui a cavalcare per un'ora fino ad una radura. Sul lato opposto c'è un sentiero che va a sud. Se vuoi attraversare la radura per imboccare il sentiero, vai al 34. Se preferisci tenerti al coperto, che è il caso, vai al 118. Sproni il cavallo al galoppo, quindi sono altri due punti, perché non questo e non quell'altro abbiamo combattuto. 17. Sfiga, portami via. Sproni il cavallo al galoppo e proprio davanti a te vedi profilarsi in lontananza le alte mura e le torri di Holmgard, splendenti nel sole mattutino. Arrivi ad una grande strada che collega la capitale al porto settentrionale di Thoran. Ti dirigi verso Holmgard, scrutando sempre il cielo per non farti sorprendere dai Kran. Vai al 2.24. Hai cavalcato per alcuni chilometri e non hai visto né profughi né traccia del nemico. Ti dirigi verso un'altura poco distante. Da lì dovrebbe essere possibile vedere la capitale. Come raggiungi la cima, ti si riempie il cuore di speranza. Ma sai che le difficoltà non sono ancora finite. Vai al 153. Ok, qui non si combatte, quindi direi di mettere due punti. Andiamo a 19. Che cazzo è successo? Fermate. Ok, andiamo a 19. Vedi le alte e bianche mura di Holmgard e i campanili aguzzi, e sugli spalti gli stendardi ondeggianti nella fresca brezza del mattino. Verso est il fiume Eredil segue il suo corso dalla catena dei monti Durnkrag, porca troia, al golfo di Holm. Ma ai piedi delle montagne vedi uno sterminato esercito nero che avanza implacabile verso la città. Alla tua destra vedi la grande strada che attraverso la pianura porta a Holmgard. Potresti raggiungere le prime fortificazioni in un'ora, ma così allo scoperto saresti facile preda degli attacchi dei Kran. Ma davanti a te scorrono le acque lente e fangose di un largo fiume che sbocca nell'Eredil. Tenendoti al riparo delle sponde, potresti raggiungere la capitale a nuoto.
Oppure, alla tua sinistra, c'è il cimitero degli antichi. Queste tombe e questi monumenti in rovina, che ricordano un'età ormai lontana, ti offrirebbero un buon riparo nell'avvicinarti alla città, ma si tratta di una zona tabù. Innumerevoli fantasmi senza nome giacciono lì in un sonno inquieto, pronti a impadronirsi dell'incauto viandante che oltrepassa i sacri confini. Ora, io attraverserei il cimitero per curiosità. Sì, cimitero. Se hai abbastanza animo da affrontare i pericoli sconosciuti del cimitero degli antichi, vai al 329. Noi andiamo al 329. E non vi dirò cosa ci troviamo. Non ve lo dico perché ve lo farò vedere nella prossima puntata. Quindi noi adesso salviamo la pagina 329 e ci spostiamo in talk. Ragazzuoli, cambio scena, perfetto. Ragazzuoli, per questa sera è tutto. Qualcuno di voi avrà notato la maglietta di Jig d'AliExpress col furore e col furgone. Per questa sera è tutto, ragazzi. Io credo che è ora di andare a dormire. Continuerò questa avventura poiché mi piace. Penso che oggi è giovedì. Penso che ne parleremo la prossima settimana o forse anche domani sera, perché no? Ovviamente il sabato e la domenica non sto in live, difficilmente andrete in live se non in modo impossibile. È probabile che domani sera voglio continuare la nostra avventura con Lupo Solitario. Vi ricordo che questo è un contenuto che qualcuno di voi potrebbe dire: ma l'hai copiato da Coditan. Ma l'ha copiato da Kenobi's Botch. Ragazzi, se andate sul mio canale YouTube vedrete che io 2 anni fa ho provato a portare questo contenuto e teoricamente c'è stato poco mordente. Siccome volevo comunque riprenderlo, ho voluto sfruttare l'occasione che vedo che alcuni content creator lo stanno riportando, quindi magari riusciremo, seguendo la loro scia, ad avere un po' più di visibilità. Detto questo, io credo che ci rivedremo, penso domani sera in live, continuando le avventure di Lupo Solitario, e perché no, magari faremo una cadenza settimanale. Anzi, direi che possiamo già affermare che facciamo una cadenza settimanale ogni giovedì. Lo metterò ogni giovedì fisso e faremo tutta la saga di Lupo Solitario. Ovviamente, per non stare sempre a ricominciare, cercherò un po' dove possibile di andare avanti, non proprio barando, ma vorrei che vi gustate, che potete gustarvi la storia di Lupo Solitario. Quindi potrebbe capitare che se moriamo torno indietro nella scelta e proseguiamo la storia, anche perché, ripeto, vorrei che apprezziate anche voi quello che era un tempo uno dei divertimenti, delle cose che mi divertivano, i ragazzi come me quando avevo 15 anni. È questo, non avevamo tutti i videogiochi che c'erano adesso, quindi molto spesso per divertirci compravamo un libro game e insieme ad altri amici uno leggeva e tutti insieme prendevamo delle scelte. È qualcosa che ho voluto ripetervi, che ho voluto trasmettervi, che ho voluto riproporre, anche se in salsa attuale con le live. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo a questo punto direttamente il prossimo giovedì. Il giovedì lo terremo per le avventure di Lupo Solitario.
quindi se vi interessa ci vediamo ogni giovedì su Twitch verso le 21, 21:30. Detto questo vi saluto, ciao ragazzi e buon gioco.